Io, Eddard, della casa Stark, Lord di Grande Inverno, protettore del Nord, ti condanno a morte. Begin where it ends, and to begin. Knock on that door so you can get in. And don't mind the time, forget all that's been. No, ma dai, vedi solo la prima puntata del Trono di Spade, perché tanto poi se non ti piace, non ti piace. E poi ti trovi intreppato nell'ennesima serie TV. Grazie Tommy per avermi aiutato a gestire al meglio il mio tempo. Comunque parliamo dei numeri nei tarocchi, un discorso un po' particolare. Non è la numerologia quella che voglio affrontare in questo video, è semplicemente un discorso sul numero vero e proprio. Nel tarocco di Marsiglia, la successione degli arcani maggiori 1, 2, 3, 4, 5, 6 e così via non denota il fatto che il numero 10 è per esempio migliore del numero 7 perché viene dopo. Così il numero 20 non è migliore del numero 1. I numeri nei tarocchi sono soggetti a una proprietà che viene chiamata tecnicamente conseguenzialità applicativa. La conseguenzialità applicativa vuol dire stabilire un criterio che giustifichi l'esistenza dell'elemento successivo in base a quello precedente. Ah, ma che ha detto questo? Facciamo l'esempio con due carte, il bagatto e la papessa. Il bagatto vuol dire, tra le tante cose, avere tutti gli strumenti per iniziare un percorso, un progetto o qualcosa in generale. La papessa, dal canto suo, con quel libro in mano, ha il significato, tra i tanti, di studio e gestazione. Quando si studiano i tarocchi secondo i numeri, ovvero secondo la conseguenzialità applicativa, noi diremo che la papessa studia gli strumenti del bagatto al fine di iniziare con quelli un qualcosa nel modo più intelligente possibile. Abbiamo dato dunque un criterio con cui l'esistenza della papessa è giustificata grazie al bagatto. Così, l'esistenza dell'imperatrice, che sarebbe il numero 3 nei numeri di tarocchi, è giustificata dalla presenza del 2 e dell'1, perché sono i numeri che li precedono. Ecco perché quando con l'imperatrice parliamo di primavera o scoppio iniziale, facciamo leva sui due arcani precedenti, ovvero abbiamo gli strumenti per iniziare un percorso, bagatto, studiamo in modo intelligente quello che dobbiamo fare, papessa, iniziamo questa benedetta cosa per evitare di scadere nell'eterna teoria rappresentata dalla papessa stessa, e così l'imperatrice dà via questo progetto senza sapere bene come andrà a finire. La conseguenzialità applicativa ci aiuta a capire che, ad esempio, una coppia formata da papessa e papa a livello numerologico 2 e 5 è un conto e 5 e 2 è un altro. Tranquillo, anche in questo caso ti farò un esempio. Posizionando i tarocchi, dunque, nel loro ordine numerico progressivo, 2 e 5, formeremo una coppia complementare, papessa e papa, con due personaggi che non si stanno guardando. Questi due personaggi non si stanno guardando perché la coppia è chiamata a rispondere a chiamate e moti interni diversi a una coppia materiale. Nel caso specifico, la papessa deve insegnare qualcosa a qualcuno e il papa deve trasmettere qualcosa a qualcuno. Tuttavia, davvero ti sentiresti di dire che se uscissero 5 e 2, ovvero papa e papessa, questa coppia non sarebbe positiva semplicemente perché l'ordine numerologico è invertito? Dai, parliamoci chiaramente, non credo che vorresti dire questo, né tantomeno che tu ci credi davvero. Allora potremmo dire che quella coppia è comunque complementare perché formata da papa e papessa. E poi possiamo vedere, ad esempio, all'interno di una lettura le carte che circondano la stessa coppia. Dunque, la conseguenzialità applicativa ci dice che il 14 non è meglio del 2, ma semplicemente tutti gli elementi che vengono prima del 14 hanno concorso a creare le energie che poi si manifestano all'interno di quella carta. Per lo stesso motivo, l'arcano 15, che è il diavolo, non è meglio dell'arcano 14, che è l'angelo. Semplicemente il 15 ha bisogno di tutte le tappe precedenti per manifestarsi. Ed è anche grazie alla conseguenzialità applicativa che il matto, non avendo numero, può spostarsi su ogni carta fino a raggiungere il 21, ovvero il mondo, che è il grande equilibrio proprio perché per manifestarsi ha dovuto racchiudere in sé tutte le energie delle carte precedenti.
Dunque, chiarito questo, ti invito sempre a pensare alla progressione numerica come conseguenzialità applicativa e non come quelli che vengono dopo sono migliori di quelli che vengono prima. Spero di esserti stato utile, perché tante persone non riescono a capire per bene questo concetto all'interno della numerologia tarologica. Tuttavia, questo video dovrebbe averti chiarito tutti i dubbi. Ora vorrei tanto stare con te, ma ho da lavorare molto, quindi è meglio che inizi a farlo, altrimenti poi rischio di non finire niente.